Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite, e magari è la prima volta che ci incontrate, quindi che non ci seguite ma che ci avete incontrato sul web e speriamo ovviamente che continuate perché oggi parliamo di un argomento importante e parliamo in collegamento da Lucca con Domenico Passalacqua di accessibilità. Questa è una, non so, ormai non l'ho più contata, ma insomma è una puntata di una serie che potremmo dire sull'accessibilità nel comune di Lucca. Perché? Perché Domenico Passalacqua, che ci ha incontrato quasi per caso, dobbiamo sempre ringraziare anche il nostro amico Alessandro Massari, perché ci ha messo in contatto con lui, che ha messo in contatto lui con noi per potergli dar voce. Domenico Passalacqua, cittadino di Lucca, sta portando avanti una battaglia da un po' di mesi a questa parte per il diritto all'accessibilità, questa splendida cittadina. Anche da parte dei disabili, siccome ci sono stati dei problemi incredibili anche a dirsi con dei nuovi lavori per arredi urbani, per viabilità e così via in questa cittadina, che non erano appunto problemi perché non erano a norma, soprattutto per quanto riguarda poi i parcheggi disabili, gli accessi, gli stalli e così via. Ecco, Domenico Passalacqua è attivo, si è attivato ed è ancora attivo su questo. E dobbiamo dire che ci sono stati dei risultati positivi, ci sono stati anche appunto sulla stampa, per fortuna è stato, qualcuno lo ha diciamo in qualche modo seguito, oltre noi ovviamente, che siamo stati penso i primi, almeno da un punto di vista video, e Domenico Passalacqua almeno perlomeno su Lucca in diretta oggi compare. In occasione appunto della cronaca di un articolo riguardante una inaugurazione di lavori che sono stati fatti, la conclusione dei lavori ovviamente, a Porta Elisa. Allora, Domenico, ci sai, almeno cominciamo, magari posso che tu ci vuoi leggere qualcosa, ma un pochino su questa inaugurazione, questo primo, diciamo, importante risultato. E possiamo appunto ascrivere a questa tua azione, ci sai dire qualcosa? Niente, buonasera a tutti. Niente, c'è stata una lunga battaglia anche su questa rotatoria che è stata inaugurata oggi, definitivamente, dove ho fatto varie segnalazioni su le varie problematiche delle barriere architettoniche. Dopodiché, avendo fatto più articoli per segnalare queste barriere, visto che non potevo essere ascoltato come dovevo, sono stato ascoltato perché poi alla fine il comune è intervenuto e ha fatto realizzare queste mancanze e diciamo che la rotatoria è quasi a posto. Ci sono stati creati due no nuovi posti per disabili subito a ridosso alla rotatoria che coincide con Viale Castracani, che è la via dove io ci ho fatto una petizione popolare, dove contestavo che questi stalli sono stati fatti in un parcheggio racchiuso di cordoli e nuovamente hanno fatto questa cosa. Hanno fatto due nuovi stalli, sempre lì, però ancora più pericolosi perché sono veramente a ridosso dell'uscita della rotatoria. Quindi è pericoloso sia per il disabile in carrozzina che deve scendere in strada, sia per l'automobilista che si mette in Viale Castracani. Quindi una cosa importante, l'ho già segnalata anche questa mattina alla stampa, visto che c'era la conferenza stampa, e ho visto che Luca in diretta lo ha già pubblicato, quindi la ringrazio. E niente, ora vi vorrei leggere Sì. tutto quello che sta succedendo, ecco, i nuovi risultati. Diamo la parola, sì, leggici questa cosa che ti ascoltiamo. Allora, finalmente è arrivata la risposta alla mia petizione. Per questo credo di dovere un ringraziamento anche al prefetto, la dottoressa Cagliostro, la quale ha ricevuto il testo del sollecito indirizzato al sindaco e ha adoperato tutte le possibili norme di legge per esercitare una forma di moral sua sugli amministratori lucchesi. Lo si deduce dall'INCIP con il quale mi ha risposto formalmente l'assessore Marchini, dichiarando ufficialmente nero su bianco che Lucca è una città tecnicamente fuori legge.
poiché non sono sufficienti i soldi stanziati dal Consiglio Comunale per poter abbattere le molte barriere esistenti in città. Sto studiando alcune proposte da fare ai rappresentanti eletti e nominati assieme ad Alessandro Massari della Direzione Nazionale di Radicali Italiani, un modo tecnicamente possibile e legale per reperirli, questi soldi. Questa mattina c'è stata l'inaugurazione della nuova rotatoria, dove il sindaco e l'assessore Marchini mi hanno proposto la possibilità di interloquire privatamente sui modi e le forme per risolvere i tanti problemi esistenti. Una buona proposta e una bella novità, purché ciò avvenga pubblicamente nei consessi istituzionali, che garantisca la conoscibilità di quanto fatto da tutti i cittadini. Ricordo che la legge impone a tutti gli amministratori di rimuovere negli edifici pubblici e nei luoghi pubblici le numerose barriere architettoniche esistenti e soprattutto di costruire nuove infrastrutture senza barriera. In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Presidente Mattarella ha detto che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è un riferimento fondamentale per la tutela dei diritti e che troppe barriere sono ancora di ostacolo alla piena fruizione dei diritti di cittadinanza per chi è portatore di disabilità. Dice anche che è compito dell'istituzione e dei corpi intermedi abbattere questi muri e far crollare le barriere fisiche e culturali. Mentre il presidente Grasso, sempre in tale occasione, dice che i dati Istat certificano con l'evidenza che sono molti, anzi troppe, le difficoltà che le persone diversamente abili incontrano quotidianamente, anche per incontrare amici. E afferma che l'istituzione finora non hanno fatto tutto quello che era doveroso. Quindi si deve fare di più, dice che l'impegno dello Stato è di garantire a tutti, indistintamente, attraverso le proprie leggi e i servizi offerti alla collettività, di godere appieno quei diritti fondamentali scritti nella nostra Costituzione. I supremi rappresentanti della Repubblica hanno fatto appello a chiunque, non solo agli amministratori, per riuscire nell'impresa, facendo appello anche alla cosiddetta società civile. Io sono uno dei chiunque a cui si sono riferiti e sono ben contento di raccogliere l'invito. Spero che vogliano fare altrettanto i nostri rappresentanti, dando seguito con fatti e forme opportune alle belle e condivisibili parole che mi hanno rivolto in mattinata. Questo è tutto. Quindi mi fa piacere che loro mi abbiano invitato a questa cosa e trovare un punto di collaborazione, però sia io che Alessandro ci stiamo lavorando per fargli vedere e fargli capire dove potrebbero trovare i soldi. Certo, quindi in qualche modo, peraltro adesso che insomma tu hai anche su questo articolo che stavo vedendo qua di Luca in diretta, hai comunque sia, ecco qua ti citano appunto che tu hai parlato, hai detto con cui sei gli accorgimenti appunto che è stato possibile risolvere dei problemi. Nel mirino tuttavia finiscono due stalli per disabili realizzati all'imbocco di Viale Castracani. A farlo presente è Domenico Passalacqua, che negli ultimi mesi si è fatto portavoce di una campagna per l'abbattimento delle barriere architettoniche, non solo alla rotatoria di Porta Elisa, tutti due stalli per disabili, spiega, sono sbagliati perché non è stato eliminato il cordolo. Un disabile in carrozzella resta obbligato a impegnare la strada, infatti ci abbiamo visto anche con delle foto che tu hai diffuso. E quindi, insomma, sei ormai portavoce in qualche modo di questa battaglia e sei un portavoce, diciamo,
indipendente e non collegato alle associazioni di disabili che probabilmente non gradiranno questa cosa, però comunque sia sei un portavoce civico e questa è una cosa importante perché come cittadino chiedi il rispetto dei diritti di altri cittadini, non in quanto inserito, diciamo, in un'associazione di categoria. Ecco, questa è una cosa molto importante che poi ti può anche appunto dare, ti conferisce in qualche modo la responsabilità per continuare, perché poi insomma purtroppo le barriere architettoniche di vario tipo, anche barriere per ovviamente i portatori di handicap architettoniche, ma non solo, anche burocratiche. Per esempio, abbiamo parlato qui su Libre TV di quella questione che riguardava, se non ricordo male, ecco, l'esenzione dal pagamento del parcheggio per chi ha il contrassegno. Ecco, come è andata a finire quella storia? Questa storia andava a finire che in pratica è stata rilasciata la delibera che consente ai disabili di sostare negli stalli blu senza più pagare il biglietto, dove anche lì c'è stata un po' di battaglia, perché io ci ho fatto sopra una petizione popolare, poi c'è stato il vice sindaco che, perché io sembrava che per loro me ne fossi appropriato di questa vittoria, dove ribadiva il vice sindaco Ilaria Vietina, ribadiva che il merito non era mio, ma delle associazioni che era già diversi anni che ci stavano lavorando. Poi, dopo ancora un po' di tempo, circa un mese dopo la delibera fatta, è uscito fuori l'assessore Marchini, dove diceva che in pratica il merito era tutto di una signora che gli aveva telefonato. E quindi il merito sarebbe andato a lei, non al signor Passalacqua Domenico. Infatti, se vedete anche da Facebook, vedete sia i miei commenti che i commenti dell'assessore Marchini, dove lui afferma queste cose e io gli porto tutto a dimostrazione quello che è. Sicuramente è anche merito della signora e sicuramente non sono stato l'unico a segnalare tutte queste grosse problematiche. Però, visto che ci ho messo la faccia, visto che ci sono stati vari articoli, visto che sono andato varie volte in comune sia a parlare che a sentire, un po' di merito credo di meritarmelo, ma non per me, più che altro per le persone che hanno dato una firma e che hanno iniziato a sostenermi anche dopo la mia raccolta firme, perché io l'ho terminata il 28 di giugno, però sono andato avanti, tuttora sto andando avanti, quindi le persone che mi sostengono. Certo, quella è una responsabilità che in qualche modo tu ti senti perché hai coinvolto delle persone in questo progetto civico e di civiltà, oltre che civico anche di civiltà, Sicuramente. e che quindi in qualche modo loro hanno tributato a te questa fiducia, darti queste firme e ti senti di andare avanti. Ecco perché dico che insomma le sfide per l'abbattimento delle barriere architettoniche e anche burocratiche per i portatori di handicap sono tantissime, infinite, non ultimo appunto questa qua del contrassegno, come quello che io avevo citato in questa trasmissione già per praticamente l'unificazione del registro delle targhe, perché quando si ha il contrassegno invalido, diciamo, nuovamente bisogna telefonare al comune e dare col contrassegno europeo tre targhe che verranno collegate a questo contrassegno, sicché quindi un disabile può andare con un'altra macchina di un parente che lo accompagna, basta che sia collegata questa targa al comune, il comune sappia che quella targa avrà un contrassegno. Praticamente è una targa che può entrare nella ZTL, eccetera, eccetera. Ma questo registro ovviamente cambia nei fatti, a me è successo, da comune a comune, quindi se si sta facendo un viaggio, con il contrassegno si esce in una città, si pensa di poter, essendo invalidi come nella propria città da cui si è partiti, poter entrare nella ZTL. No, perché? Perché prima bisogna comunicare la targa al comune. Comunicare la targa al comune c'è a chi ancora usa i fax, le mail, che bisogna che qualcuno legga, insomma, poi alla fine arriva la multa, poi bisogna contestare. Il tutto questo in un'epoca in cui c'è un contrassegno definito europeo azzurro, che darebbe appunto, farebbe pensare che perlomeno nell'Italia, nel paese degli 8.000 e passa comuni, questa cosa Sì.
fosse stata superata, e invece no, e invece no, No. passando, basta qualche chilometro da un comune all'altro, una ZTL, eccolo lì, oppure magari si incontra, come succede a Lucca, questa cosa strana che almeno era fino a poco tempo fa, che un parcheggio con pagamento è semplicemente tollerato, poi dipende da chi passa, chi non passa, che il disabile parcheggi senza pagare, mentre invece in altre città è un diritto. Allora anche lì bisognerebbe informarsi di com'è la regolamentazione dei parcheggi a pagamento in ogni comune prima. Insomma, veramente ci vorrebbe un po' di uniformità, Uno perché deve girare diverso. con un malloppo di carta Sì. e computer per poter aggiornarsi su tutto, perché come fai 10 km devi leggere quello che succede dove ti trovi. Sì, è tutto un aggiornamento continuo. Veramente certi comuni stanno veramente ancora con i fax, che è una tecnologia che c'ha 40 anni, e quindi c'è persone che conservano il fax a casa ancora perché devono con quello comunicare, perché magari si risparmiano la raccomandata. Lo tengono perché magari il comune ancora usa il fax e allora mandano i fax. Insomma, è una cosa, insomma, una battaglia, ecco, appunto, ti dico, annosa, lunga, che non si esaurisce con lo stallo oppure la rotatoria, oppure perché purtroppo, insomma, ci sono in Italia parecchie situazioni di barriere, sia architettoniche sia burocratiche, per quanto riguarda, che poi sono barriere civili, barriere soprattutto culturali, poi abbiamo un discorso che non finirebbe più. E quindi niente, io do ancora la parola a Domenico, se hai qualcos'altro da dirci per aggiornarci su altre cose, oppure magari se ci dici se hai già qualche obiettivo, hai puntato qualcosa da poter cercare di cambiare in meglio per questa larga fetta di popolazione che ovunque c'è, che sono i disabili. Sì, in pratica. Su questa cosa qui della rotatoria, diciamo che a parte questi due stalli, se troveranno la maniera di sistemarli in un modo o nell'altro, ok, che ben venga, quindi diciamo che è risolta questa cosa. Poi ci sono già anche altri obiettivi che sto preparando, perché ci sono varie barriere architettoniche, e in più continuerò su questo passo sul fatto di vedere di dargli una mano. A fargli capire e a vedere dove si possono trovare i soldi per sempre insieme ad Alessandro, perché d'ora in avanti tutto sarà fatto. Ringraziamo, ricordiamo Alessandro Massari, lo ringraziamo e lo salutiamo da Liberi di Po. Quindi la farò insieme a lui di portare avanti tutto questo, e continuerò anche con le barriere architettoniche. E niente, a breve ci saranno novità proprio su queste nuove tematiche che sembrano assurde, ma ci sono, 2015, ma ci sono. Certo. Purtroppo ce ne saranno sempre di più perché sembra che a nessuno voglia entrare nel cuore, neanche nella testa, nel cuore, di cercare di eliminarle o di prevenirle. Sì, infatti sembra paradossale che aumentino anziché diminuire, perché se effettivamente i nuovi lavori di arredi urbani, sistemazioni viarie e così via vengono fatti ancora in violazione di certe normative e così via, e poi dopo devono essere adeguati, quindi una doppia spesa, e obiettivamente poi l'impegno su questo, anziché diminuire, aumenta ogni volta, perché diventa sempre una battaglia nuova, insomma, anche se veramente è una cosa assurda, perché ciò che viene fatto, edificato nel terzo millennio, non può non prevedere certi presidi di civiltà, che questo poi sono. Ecco perché infatti sto chiedendo che invece di usare sempre la testa come viene fatto, di provare a usare il cuore, che magari usando il cuore magari uno si sensibilizza un pochino di più e prende la cosa veramente come sperando. Poi Il cuore, ma soprattutto il rispetto della legge, che sì. poi insomma già tutto quanto è scritto, soltanto che non viene spesso rispettato. Va bene, Domenico, noi siamo qui, ovviamente Liber TV ti supporterà appena ci saranno delle novità e l'utilità di poter diffondere queste informazioni. Lo faremo perché sul web arriviamo anche a Lucca, arriviamo anche in Groenlandia, arriviamo ovunque, e quindi possiamo fare, io spero, degnamente un servizio di informazione su questa battaglia civica e civile. Grazie a Domenico Passalacqua, grazie
a Donato Volpicella per la regia. A presto questo video, lo troverete molto presto, lo troverete sul nostro sito www.libri.tv. Facciamolo circolare il più possibile affinché queste informazioni circoli, almeno che ognuno che lo vede potrebbe magari condividerlo o inviarlo in qualsiasi modo possibile, anche con WhatsApp, per esempio, perché siamo visibili anche sul mobile, sui cellulari, e magari appunto potrebbe crearsi un effetto di informazione dilagante su questo. Grazie ancora. Grazie a voi, ciao anche a Donato e buona serata. Ciao.